Reale Arena che ha aperto i battenti per questo match, se ne è discusso molto nell'immediata vigilia e ci attesa per conoscere il responso del campo. Un saluto da parte mia e di Lelia Dani, se volete sapere come andrà a finire rimanete con noi. Campionato spagnolo protagonista con questo match della Liga Santander. La sfida di oggi vede protagoniste Real Sociedad e Barcellona. Partita che offre diversi spunti interessanti. Entrambe le squadre hanno giocatori per risolvere la partita da un momento all'altro. Io penso che non ci annoieremo. Questo è l'11 di partenza della Real Sociedad. Per questa sfida hanno scelto una versione piuttosto offensiva nel classico 4-5-1 perché gli esterni hanno le caratteristiche e la capacità di andare. A loro il tecnico avrà chiesto una partita di grande sacrificio, Pierre, per dare una mano all'unica punta di ruolo. Ecco la formazione titolare del Barça. Una squadra che fa del possesso palla una delle sue prerogative, si affidano a questo atteggiamento, questa filosofia, possesso quasi ipnotico alla ricerca del varco giusto. Tattica che richiede grande pazienza, Pierre, e poi anche concentrazione e soprattutto piedi buoni. Perché il rischio di perdere palla e subire un contropiede è sempre dietro l'angolo, ma quando il possesso è rapido può aprire spazi importanti e da sfruttare per colpire. Ci siamo, possiamo cominciare. Buono il pallone recuperato da Lewandowski. Ha scelto bene il tempo. Cerca e trova il compagno. Che spettacolo di giocata! Ottimo intervento in copertura. Che sì! Occhio a Dembélé. Continua il possesso, cerca il varco giusto. Lewandowski. Prova la conclusione. Dice di no con questo intervento. Sicuro il portiere che risponde a questo tentativo dalla distanza. Palla verso il centro dell'area. Corner che non produce risultati. Eric Garcia. Gran tiro, tiro intercettato. Dembélé. Può metterla dentro. Contrasto efficace. Isaac. Carlos Fernandez. Mikel Merino. Avanzano nella tre quarti avversaria. Mikel Merino. Elustondo. È in zona cross. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Male qui il Barcellona che regala il pallone agli avversari. Barça che avanza con il suo stile inconfondibile basato sul tiki-taka. Ribatte la conclusione. Lenormand. La gira su Lenormand. Tocco per David Silva. Barrenechea. Occhio a David Silva.
giro palla prolungato della tre quarti avversaria. Non trovano spazi e perdono il pallone. Arbitro che lascia correre, c'è il vantaggio per il Barça. Jordi Alba. Altro pallone per Jordi Alba. Dembélé. Possesso palla prolungato. Dembélé. Rafinha. Murato dall'intervento del difensore. Intervento deciso. Lewandowski. Rafinha. Pareggio che regge, provano con il tiki-taka ad aprirsi un varco. Non un granché questo rinvio. Pericolo sventato. Intercetta il lancio e riconquista il pallone. Si abbassano, consegnano il pallino del gioco agli avversari, vedremo se sarà la mossa giusta. Poco convinto in questo intervento, lascia lì il pallone. Allontana il difensore su questo tiro. Barrenechea. Palla per Barrenechea. Mikel Merino. Carlos Fernandez. Buona triangolazione. Guarda il movimento in area. Intercetta un pallone molto pericoloso. Il Barcellona ha fatto più possesso palla finora, lo confermano anche i numeri. Ma la manovra stenta a decollare, la circolazione palla è troppo lenta. Gli avversari hanno quasi sempre il tempo per sistemarsi e chiudere tutti gli spazi. Lewandowski! Portiere controlla la conclusione senza difficoltà. E si chiude qui il primo tempo, 0-0 alla fine dei primi 45. Ci siamo! Primo pallone per il Barça in questa ripresa. Pedri. Il tocco per Jordi Alba. Che sì. Dembélé. Palla recuperata bene da David Silva. David Silva. Alza la parabola per sorprendere la difesa. Ha evitato un gol con questo tackle, pericolo scampato. Che sì. Palla recuperata, attenzione. David Silva. Perso il pallone. Guadagna metri. Palla che non è uscita. Buona giocata. Vediamo come la sfruttano. Isaac. Occhio al tentativo in campo aperto. Isaac. Non buttano via il pallone. Preferiscono aspettare il momento giusto. Fa filtrare un pallone interessante. Può controllarla, attenzione, e la mette 1-0 grazie a questo gol. Non avevano fatto molto finora per meritarsi il vantaggio, ma questo è il calcio. Bravi a far girare palli in occasione del gol e a trovare il varco giusto per colpire, come ci mostra il replay. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Sono in svantaggio e l'allenatore dalla panchina prova a scuotere i suoi. C'è la sostituzione per dare energie e forze fresche in questa gara. Monte.
Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Che sì, prova a metterla sulla corsa del compagno. E c'è il gol, col risultato che cambia e torna subito in equilibrio. Due gol in rapida successione. La regia ci ripropone l'azione del gol, frutto di questo lancio filtrante che ha tagliato fuori tutta la difesa. L'ha poi messa con una botta dalla media distanza che il portiere non ha nemmeno visto partire. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Barrenechea. Mikel Merino. Giro palla prolungato in attesa del momento giusto. Superata la metà campo. David Silva. Può colpire da lì. Da un'occhiata in mezzo può spedirla in area. Gioco fermo, c'è offside per l'assistente. Sostituzione in arrivo. De Jong. Lewandowski. Mette palla in profondità per il compagno. La protegge con il corpo. Che sì. De Jong. Non può sbagliare. Lewandowski. Hanno un'altra possibilità. È un gol pesantissimo. Possono festeggiare. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'azione del gol. Non ha sprecato da pochi passi. Vantaggio che regala un momento di sollievo all'allenatore che sta incitando la squadra fin dal primo minuto. Il punteggio adesso è di 2-1. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Mikel Merino viene avanti, palla al piede, efficace il possesso palla della Real Sociedad. Mikel Merino, Barrenechea, vediamo cosa fa ora. Silva, posizione ideale, non bene qui David Silva. C'è campo per la ripartenza. Lo vede? Rafinha. Palla respinta, ancora in gioco, pericolo. Buono l'intervento del difensore. David Silva. Sbaglia il passaggio David Silva. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Mikel Merino. Provano con la forza della disperazione ad arrivare al pari. Manca davvero poco. Guadagna metri. Serve il compagno in area. Dice di no con questo intervento. Siamo nei minuti finali. Questa può essere una delle ultime occasioni. Occhio al corner.
entrambi gli allenatori mandano in campo forze fresche. Palla messa in mezzo da David Silva. Interviene Spazza. Lasciano la manovra agli avversari, tutti dietro. Non c'è più tempo per i padroni di casa, arriva una sconfitta pesante davanti al proprio pubblico. Al di là della sconfitta di misura, si sono viste comunque delle cose positive da cui ripartire. E ovviamente fare punti oggi avrebbe dato morale e fiducia per lavorare meglio. Ennesima prestazione di grande livello per Lewandowski, ma qui non siamo più di fronte a una notizia, giocatore straordinario. Direi che non gli si poteva chiedere di più, Pier. Ha giocato una partita straordinaria.